Grazie, grazie Matteo. Il tuo intervento è stato molto lungo e vario, per cui non so dove andare a toccare, nel senso che mi trovavi d'accordo su alcuni punti, poi a un certo punto ti perdevo, non so perché. Ti perdevo ovviamente, sai su cosa, cioè sulla questione dell'evento, e hai chiuso con il protagonismo di Firenze. Io credo che oggi puntare troppo, e tu giustamente l'hai bilanciato con un'attenzione all'educazione, che mi ha fatto piacere sentire, no? Hai parlato, sì, facciamo degli eventi, però occupiamoci anche dell'educazione delle scuole. Non credo sia la carta vincente di Firenze, non lo so, nel senso, lo so perché. Perché dal momento, parlo dell'ambito letterario, se tu fai un semplice incontro, ne scriveva purtroppo una figura che a me non piace molto sul Corriere della Sera, se tu fai un evento, in realtà non coinvolgi i lettori e non tracci un segno all'interno della città. Se tu chiami lo scrittore che ti viene da New York un giorno a Firenze e sì, magari ti fa una pagina anche sul Venerdì di Repubblica, questo non fa un gran favore, io credo, a Firenze, ma non lo fa nemmeno dal punto di vista che è il tuo, dell'amministratore, perché comunque si crea un'evanescenza, c'è qualcosa che arriva, ci sono 800, no, 800 magari, 100, dai, 100, 100 pseudo, come dire, fan di questo autore, e poi l'autore va via, e cosa è accaduto? Sì, è accaduto magari un grande evento, ma nel confronto anche che ci deve essere, secondo me, non solo Firenze e New York, ma parliamo qui di Firenze e Milano, parliamo di Firenze e Roma, è chiaro che si perde, perché comunque accadrà lo stesso in maniera molto più grande a Roma, accadrà lo stesso in molto più grande a Milano, e quindi quello che noi vogliamo proporre è che il pubblico diventi in qualche modo una piattaforma per realizzare questa cosa. Cioè, partendo non dalla base, come tu dicevi, nel senso un termine molto vecchio, però dal basso, potremmo dire, dal basso verso l'alto e tornando indietro. Cioè, non neghiamo che un'idea come quella nostra non preveda la partecipazione di grandi firme, di scrittori che magari la loro pagina sul Venerdì la concedono a Firenze. Ma queste persone devono venire a Firenze e devono lasciare qualcosa a Firenze. Troppi soldi, secondo me, si sono spesi negli anni, e questo ovviamente non è solo colpa dell'amministrazione, perché ci sono fiori di privati e di persone che organizzano cultura a Firenze, che lo fanno da anni, quindi non è ci tengo a dirlo, che la questione dell'evento non riguarda nemmeno l'amministrazione Renzi, cioè è ormai una tradizione che noi ci portiamo avanti su Firenze. L'evento va di pari passo, tu parlavi appunto del VSE, parlavi della pergola, noi vorremmo che alla riscoperta giusta dei contenenti ci sia anche una discussione sui contenuti nel limite possibile. Tu hai fatto l'esempio della Biblioteca Nazionale, io l'ho vista da vicino perché parlavi del Teatro Valle, noi abbiamo anche tentato di fare una manifestazione alla Biblioteca Nazionale, non è andata a buon fine, con Generazione TQ e con altri soggetti, non solamente Generazione TQ, per, come dire, per sostenere quelle che sono in realtà le grandi difficoltà della Biblioteca Nazionale. Quello che si fa alla Biblioteca Nazionale sono degli eventi. La realtà della Biblioteca Nazionale sparisce e in realtà vedi grandi cartelloni come io sono un utente della Biblioteca Nazionale da buon nerd, comunque insomma da frequentatore, lettore e studioso. E cosa vedo? Che in realtà la Biblioteca Nazionale sta morendo, ma non ce ne stiamo accorgendo, quindi quel tipo di evento lì a me non sta bene, cioè se è solamente un abbellimento di un contenente non sono d'accordo, se è una possibilità anche discutere non solo sui contenuti ma anche su quello che sta attorno a come si gestiscono i contenuti, va bene. Quello che il modello del Teatro Valle, discutibile, non discutibile, secondo me ha fatto questo di positivo, cioè ha preso uno spazio, ha detto questo spazio sta chiudendo, e invece di dire facciamo, poi si sono fatti anche degli eventi ovviamente, ma invece di chiamare il grande nome venga da noi e discute in assemblea come è stato fatto da loro. Cioè non mi convince l'ossessione mediatica, sento le tue parole, perché credo che sulla lunga stanchi anche Firenze,
e non faccia una buona, un buon gioco anche alla, alla gestione del, della città, in senso delle dinamiche anche dei desideri, no? Perché noi veniamo dall'esperienza negativa del Festival Inedito e si basava tutto sul desiderio di, diciamo, di emergere, di farsi vedere, e magari trascuriamo dei desideri inespressi a questa città, no? Faccio un esempio: il rapporto che questa città e i cittadini hanno con gli stranieri che vengono a Firenze. Più si parlava di permanenza, di persone che passano e non, forse non ci si interroga di questo. Noi, per esempio, con io, poi, perché in realtà Ultra è una parte, è un discorso ormai a parte e in parte chiuso, ci siamo interrogati anche dal punto di vista dell'educazione al coinvolgimento, a pensare al coinvolgimento delle università americane a Firenze, un altro tema che incide sul territorio, perché se tu coinvolgi degli studenti in un incontro, come abbiamo fatto nel mio caso con George Saunders al Palazzo di Parte Guerra, non crei solo un evento, ma tu inviti delle persone che la Firenze la vivono e magari in alcuni casi anche possono anche distruggerla o comunque deturparla, perché passano senza essere in qualche modo indirizzati da dei segnali, e li coinvolgi nella cittadinanza. Questo è l'appunto che mi sento di fare, cioè contenuti con contenenti. Facevo l'esempio della Rete Nazionale, sono d'accordo sulla questione del racconto, del fatto che Firenze abbia bisogno di essere raccontata. Ora non entro nel merito, perché ci sono fior fiori di scrittori che l'hanno raccontata pure bene e sono qui seduti davanti a me, no? Raccontata il festival come centro di la festa, come centro di produzione, purtroppo sono questi vecchi vizi, fa anche questo, cioè perché non immaginare che la permanenza di scrittori e di personalità anche importanti produca un qualcosa di scritto su Firenze, senza fare un discorso semplicemente urbanistico, la classica Firenze, come è bella la città di Firenze, no? Ma proprio andando a indagare quelle che sono i desideri inespressi, poi quello che diceva, no? L'oltreviale, ti facevo l'esempio appunto dello straniero a Firenze, insomma tanti motivi, tante costruzioni che vanno oltre forse fare l'evento. A me sinceramente, altro esempio pratico, preferisco che a Firenze in una settimana ci siano 15, esagero proprio, 20 scrittori giovani che si sporcano le mani quotidianamente, anche non solamente nel loro lavoro personale, piuttosto che vedere tre autori finlandesi, ti devo dire, che escono sul New York Times tutti i giorni e che dopo 2 giorni se ne vanno. Questa è un handicap forse, oppure una visione troppo forse ristretta dal punto di vista di chi scrive e legge, e mi immagino che ci sia bisogno anche di eventi per l'amministrazione, però si possono secondo me bilanciare, farli incidere e farli produrre in qualcosa che rimane. Io faccio una proposta metodologica. Sì, poi lascio al sindaco la parola finale. Intanto, no, la finale va bene, sai, che è quella di sdoganare la parola evento, che in sé vuol dire semplicemente ciò che succede, insomma. Accadimento, sì, evento ha preso questa negativissima connotazione di cosa solo esteriore. Distinguerei piuttosto in ciò che lascia qualcosa sul territorio, che fa lavorare le risorse del territorio, e ciò che passa in maniera effimera. Io ricordo un festival musicale qualche anno fa che è passato di qua, è costato come 3 estati fiorentine e di sé non, ha lasciato a malapena il ricordo, e credo che questo rientri in quella categoria un po' negativa. Credo invece quello che lascia qualcosa direttamente o indirettamente, speriamo di raccontarlo la prossima settimana, ma è quello che succederà per la prossima estate fiorentina. Cioè ci sono degli eventi, lo dico nell'accezione in cui l'abbiamo usato fino ad ora, che innescano un certo meccanismo economico che consentirà di fecondare meglio che in passato il lavoro invece delle realtà produttive del territorio. Quindi ecco, credo che sia un po' questo il discrimine interessante, ed è anche il discrimine che consente di fare questo passo che credo sia fondamentale, cioè di mettere in moto
le realtà del territorio, cioè chi lavora e produce su questo territorio in una galassia che poi è per forza di cose anche multietnica, insomma, fatta di multietnica nel senso fatta di tante cose, di accadimenti di livello e natura diversa. Credo sia un discorso che deve mettere fortemente in gioco anche i contenitori. Lo dico per la pergola, perché ci eravamo messi in gioco un po' per il discorso di Ultra, lo dico per il BSE, c'era prima anche Marco Carrai qua, perché credo che l'avvento di Giuliano, per il periodo in cui resterà, poi insomma deciderà forse di andare qualche altro, esatto, lo troveremo in Tasmania in breve tempo, però insomma credo che ci dia anche delle speranze, sì, ce lo portiamo noi, ci dia anche delle speranze da questo punto di vista. Quindi credo, e credo tra l'altro, e anche su questo sono particolarmente d'accordo, che la carenza di racconto, che non è il non aver raccontato bene, ma il non aver raccontato a sufficienza, cioè e lo vediamo con i turisti, lo vediamo con i medio residenti, cioè il non essere riusciti ad uscire da una visione un po' comune di questa città, non aver saputo raccontare le tante storie, ne facciamo esperienza quando imbrocchiamo la buona storia da raccontare, che riesce a coinvolgere anche i cittadini. Penso che questo sia un asse sul quale innestare delle poi iniziative pratiche, delle progettualità e un calendario. Io chiederei a... No, ma io tre minuti al volo di conclusione che riguarda noi. Io sul tema dell'ossessione mediatica me la porto dietro non solo per ciò che riguarda la gestione amministrativa della città, ma anche per una visione politica. Mi piacerebbe un giorno fare una discussione su questo, non è la sede, però credo che ci sia un vizio, un vezzo che secondo me diventa vizio, di considerare la comunicazione poco più che una parolaccia e la presenza mediatica come un ostacolo alla presenza di contenuti. Cioè, se tu vai in televisione vuol dire che non hai niente di cose da dire di serie, perché se no non andresti in televisione. È un atteggiamento nobile e rispettabile. È un atteggiamento che ha portato un grande politico americano che si chiamava Mario Cuomo nel 1984 a non fare il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, perché disse, pensate un po', finché mi chiederanno di spiegare in 30 secondi sul TG della sera qual è il bilancio degli Stati Uniti d'America e la discussione sui budget, io non potrò mai fare il candidato, perché rifiuto l'idea di semplificare un concetto difficile per definizione, quale quello del budget. Allora, sul tema della comunicazione è nobile pensare che sia ossessione mediatica che sia atteggiamento figlio di un'ossessione mediatica quello di chi pensa che i media vadano utilizzati e vadano utilizzati in modo anche talvolta spregiudicato. È rispettabile. Questo io me lo porto dietro per la mia esperienza politica, me lo porto dietro per l'esperienza culturale di questa città. È chiaro che questo fa velo, diciamo, questo impedisce di vedere tutta una serie di cose. Noi siamo la prima amministrazione, rispetto ai temi degli stranieri a Firenze, che ha chiamato il presidente dell'Istituto Universitario Europeo e gli ha detto: caro presidente, la prima cosa che fai, ti presenti in Salone del 500 e insieme facciamo il Festival dell'Europa. Ed è due anni che c'è un solo luogo in Italia stabile dove si discute dell'Europa. Perché dell'euro in teoria se ne parla da tutte le parti, ma se noi abbiamo pochi euro in tasca è perché abbiamo poca Europa nelle istituzioni. E se non abbiamo il coraggio di dire che questa è una grande questione politica, sia dal punto di vista istituzionale, elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea, sia dal punto di vista finanziario e economico, che significa potere alla Banca Centrale Europea di stampare moneta, sia dal punto di vista culturale, civile, quando Combendi e Ulrich Beck sulla prima pagina di Le Monde scrivono che il servizio civile europeo è un pezzo fondamentale dell'identità delle nuove generazioni, stanno ponendo un problema di grandissimo rilievo culturale che nessuno si fila neanche di strisce. Questi luoghi di discussione sono stati a Firenze nel silenzio colpevole dei media e della comunità culturale di questa città. Quando noi diciamo che si porta a Firenze dopo 50 anni il convegno delle città capitali,
Certo, allora c'era un sindaco serio, ora un po' meno serio. Ma quando si parla del convegno delle città capitali, da Parigi a Lisbona, a Dakar, a Pechino, a San Paolo del Brasile, e questo ha poco più che una pagina nella discussione locale perché non se ne può parlare, è evidente che uno poi dice il tema è tutto della comunicazione. Quando noi facciamo un assessorato, quello dell'università, a cui chiediamo di tenere rapporti con le università americane, perché non sia soltanto la cosa di Saunders, te la ricordo, andai a trovarlo in piazza Savonarola prima che venisse al Palazzo di Parte Guelfa, ti ricorderai Elsa. Ma il punto è che non voglio che i ragazzi americani, 6.500, 7.000 ragazzi americani, Firenze sia una cosa dove si sta, magari si vede bene, si vive bene, si fa parecchia attività ginnica di tutti i generi e però poi alla fine non si lascia niente sul territorio. Io dico, possibile che non si riconosca che in questi 3 anni c'è stato un tentativo profondo di cambiare e di invertire che ci viene riconosciuto dalle università americane e non dalla comunità fiorentina? Allora, sarebbe facile in altri termini per me andare punto per punto a ribattere sulle questioni fatte e su quelle da fare. Quello che mi piacerebbe discutere è: siamo nelle condizioni di rifiutare l'idea che l'ossessione mediatica sia una parolaccia? No, questo è il punto. Dopodiché chiudo, ti lascio concludere Alessandro. Contenitore d'accordissimo, ma contenuto contenitore non può non passare da un'idea di progettualità che deve vedere in prima fila voi. Perché la logica del continuare a stare sull'albero a cantare, che non riguarda voi, perché voi siete messi, anzi avete fatto anche un documento stavolta, come dire, per entrare nel merito della discussione, ma questa è una città nella quale la vera sfida sarà riuscire a dire che chi vuole provarci ha la possibilità di farlo, poi non ci riesce, pace. Oh, il vero fallimento non è non riuscire, il vero fallimento è non provarci neanche. Quello che noi vogliamo fare è dare le possibilità, le opportunità a chi vuole di giocarsela, ma non di avere un comodo alibi tipico di 20 anni di cultura, di politica culturale, di cultura politica, per cui quando una cosa non si fa la colpa degli amministratori della politica. Se una cosa non si fa vuol dire che non siamo bravi a farla. Io vorrei sfidarmi su questo e dire che da parte nostra pronti a lavorare insieme sulla festa della letteratura perché no, quell'accadimento sia un accadimento e non un evento che possa vederci rimanere nella stessa direzione. Allora, l'ultima cosa, Clara. Forse sull'ossessione mediatica sono stato troppo diretto, nel senso che non rifiutiamo, e anzi, cioè, ti dico, purtroppo, molti scrittori italiani ma anche fiorentini lavorano nei media e quindi sanno quanto i media sono importanti e quanto la comunicazione è importante. Non siamo tutti pro Mario Perniola, nel senso, in questo, no? Alcuni sì, però l'ossessione mediatica era, diciamo, non rivolta necessariamente a te come sindaco di Firenze, era rivolta a un certo tipo di fare evento letterario in Firenze, che è un retaggio di tanti anni, non è solo una cosa che accade negli ultimi anni, al quale con una coscienza dell'importanza della comunicazione, che va anche quella, tu me lo insegni, sui media, vari media, non solo a livello televisivo, poi ben vengano le televisioni, no? Per una ideale festa della letteratura, partire da una pluralità di media e la visibilità, secondo me, te la crei anche se a Roma, a Palermo, a Milano, dove ci sono tra l'altro tanti cantieri anche attualmente, penso a quello di Palermo, i cantieri culturali, si parla e si viene a Firenze e si guarda quello che si fa a Firenze, non solamente appunto con un passaggio, un semplice passaggio, che sia giornale, che sia televisione, ma anche lì cercare una costanza comunicativa se ci deve essere. Io volevo chiudere appunto invitando Matteo, insomma l'amministrazione, a noi proponiamo nel senso degli incontri, un calendario di incontri per rendere veramente il progetto fattivo. Ripetiamolo, non siamo tutti organizzatori, ma vogliamo, ciao, ma vogliamo,
ma vogliamo appunto che questo progetto prenda corpo e prenda forma in maniera pragmatica, in tutti i limiti e con tutti i sogni possibili. Quindi spero che da qui a un mese si possa rivedersi e si possa attivare questa macchina da guerra, che no, di pace. Macchina da guerra, quanto una sfiga questa. Questa era una provocazione finale, ma passerà. Chiudo con una proposta, magari forse il primo incontro potrebbe essere un modo per chiudere l'estate fiorentina, insomma, in settembre, e avviare anche prima, insomma, potrebbe essere un modo per fare un passaggio verso poi la stagione autunnale, che è sempre quella più ricca di incontri. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Matteo per essere venuto, ringrazio Alessandro, grazie a tutti.